Oggi preparo girelle di farina di semola con ricotta, broccoli, bietola, formaggio, provola, un uovo e ricotta. Iniziamo con l'impasto della pasta. Vado ad aggiungere acqua alla farina, 500 g di farina di semola e di grano duro. L'impasto deve venire un po' morbido. Deve venire morbido come se impastiamo la pizza. Ora la lasciamo riposare un po' e intanto prepariamo il ripieno. Ora prepariamo il ripieno. Metto la ricotta. Broccoli che ho lessato e fatto a pezzettini, 300 grammi. Di bietola, 100 grammi di provola, 100 grammi di parmigiano, 'Ora che ho preparato il ripieno, mi vado a stendere la pasta. Ora stendo la pasta. Ho preso due carte a forno e le ho misurate perché ne devo fare due. Allora iniziamo con uno. Stendiamo il ripieno. Ora li arrotoliamo. Prendiamo la carta forno. Avvolgiamo il rotolo nella carta forno, si adagia nella teglia e mo andiamo a riempirla d'acqua. E così facciamo anche con l'altro. Riempiamo di acqua la teglia e mettiamo a bollire sul fuoco. Dopo che li ho cotti e si sono raffreddati, li vado a tagliare. Ho
preparato un po' di passata di pomodoro con olio e sale. Metto parmigiano e tagliati li metto nel sugo. Metto sugo sopra. Parmigiano. Inforniamo a 200 gradi per mezz'ora. Dopo mezz'ora, eccoli pronti.